Allora, facciamo questa. Quindi ancora equazioni. E disequazioni trigonometriche. Partiamo con qualche equazione. C'era cos x uguale sen x. Cos x uguale sen x. Cosa conviene fare? Forse conviene dividere per coseno di x. Così viene la tangente e rimane una sola funzione trigonometrica. Quindi divido per cos x, dovrei verificare che è diverso da 0, perché posso dividere per cos x? Può essere cos x uguale a 0. Se fosse cos x uguale a 0, dovrebbe anche essere sen x uguale a 0. D'accordo? Ma possono coseno e seno annullarsi contemporaneamente? No, perché un punto della circonferenza trigonometrica non può avere le due coordinate nulle, non può essere l'origine. Quindi qui bisognerebbe fare questa piccola osservazione. Dopo aver osservato che non può essere cos x uguale sen x uguale a 0. Una volta diviso per cos x, cosa mi ritrovo? Mi ritrovo 1 uguale tangente di x, cioè sostanzialmente tangente di x uguale a 1. Cosa faccio? Guardo il cerchio, come sempre. Questo è il cerchio. La tangente dove devo andarla a prendere? Tangente uguale a 1 vuol dire esattamente questo punto qua. La tangente, abbiamo detto che è la lunghezza di questo segmento che vi sto indicando. Uguale a 1 vuol dire che arriva lì. Cosa devo fare? Devo andare a vedere quali sono i punti P che uniti con l'origine danno una retta che passa per quel punto lì. Quindi i punti sono 1 e 2. Quindi diciamo in 0, 2π greco, in 0, 2π greco, le soluzioni sono 2. Cioè x uguale, beh questo che cos'è? 45 gradi, pi greco quarti, e x uguale a 5 pi greco quarti. Se volessi sapere su tutto R quali sono le soluzioni, quindi non soltanto limitatamente al primo giro, va bene, sono le stesse su tutto R, le soluzioni sarebbero x uguale pi greco quarti più 2k pi greco, questo qui sarebbe il punto P1, questo è il punto P2, questo rappresenterebbe P1 nei vari giri. Chiaro cosa vuol dire? Poi lo commentiamo, qualcuno pensa k pi greco, poi ci arriviamo al k pi greco, tranquilli. Diciamo che queste rappresentano P1 nei vari giri, k uguale a 0 vuol dire il giro iniziale, k uguale a 1 vuol dire il primo giro, k uguale a 2 secondo giro, k uguale a meno 1 vuol dire il primo giro indietro. E l'altra, x uguale 5 pi greco quarti più 2k pi greco. Questo qui rappresenta P2 nei vari giri. Adesso qualcuno, probabilmente più esperto, fa notare che si può scrivere più brevemente. Cosa? Esatto, più brevemente. Più brevemente x uguale pi greco quarti più k pi greco. Cioè, invece di scrivere due famiglie di soluzioni, famiglia sopra, famiglia sotto, posso scrivere questa unica, non ho messo 2k pi greco, ho messo k pi greco. Capite che è la stessa cosa? Questa qui per k uguale a 1 che cosa diventa? Per k uguale a 0 diventa pi greco quarti, per k uguale a 1 diventa 5 pi greco quarti, per k uguale a 2 questa, per k uguale a 3 questa, per k uguale a 4 questa. Cioè invece di procedere a balzi di due
pi greco, qui procediamo a balzi di pi greco e giustamente ripercorriamo le stesse soluzioni. Questo è, diciamo, pi 1 per k come per k pari, tipo per k uguale a 0, per k uguale a 2, e questo è pi 2 per k dispari. Quindi queste sono due maniere equivalenti di scrivere la stessa cosa, due famiglie con il 2k pi greco, ciascuna delle quali parametrizza un punto, oppure una famiglia con k pi greco, che a seconda del k pari o dispari prende il punto pi 1 e il punto pi 2, è la stessa cosa. Ecco, vediamo quella dopo, che si inizia a usare qualcosa di più interessante. Sen x per cos x uguale a 1. Sen x per cos x uguale a 1. Come facciamo? Sono due funzioni trigonometriche, come facciamo a farne venire una sola? Beh, questa cosa ricorda sen x per cos x? Ricorda la formula di duplicazione del seno. Seno di 2x uguale 2 sen x cos x, ma qui non c'è il 2, mettiamocelo. Moltiplico per 2, diventa 2 sen x per cos x uguale a 2. Ho moltiplicato per 2 l'equazione. Qual è il vantaggio? Che ora questa cosa qui la posso scrivere come seno di 2x. Quindi questa diventa seno di 2x uguale a 2 ed è finita. Perché è finita? È impossibile, un seno può valere 2? No, perché il seno vale tra meno 1 e 1, è la coordinata di un punto della circonferenza trigonometrica. Quindi questo è chiaramente impossibile. Il seno assume soltanto valori compresi tra meno 1 e 1. Cosa vorrebbe dire guarda al cerchio? Vorrebbe dire che sto cercando i punti della circonferenza trigonometrica ad altezza 2. Chiaramente non ne trovo perché l'altezza massima è 1. Va bene, questa... Andiamo avanti. Vediamo questa qui. 2 cos quadro x... 2 cos quadro x più 5 sen x uguale a 4. Più 5 seno di x uguale a 4. Qual è il problema di questa equazione? Che ci abbiamo seni e coseni, e non è una cosa positiva. Come facciamo ad avere solo seni o solo coseni? Cos quadro, 1 meno sen quadro, e andiamo in seno, e basta. Questa qui la riscrivo come 2 per 1 meno sen quadro x più 5 sen x uguale a 4. Quindi vado a fare il conto, questa diventa 2 meno 2 sen quadro x più 5 sen x, mettiamo tutto dalla stessa parte, meno 4 uguale a 0. E adesso mettiamo segno più, iniziamo col segno più perché è più bello, 2 sen quadro x meno 5 sen x, quindi sto anche cambiando i segni, poi c'era un meno 2 che diventa più 2. Questa che cos'è? Un'equazione di secondo grado in sen x, quindi è come mettessi sen x uguale a t, diventa 2t quadro meno 5t più 2, ricavo t. Adesso questa qui era un'operazione che facevamo la scorsa settimana. Adesso cosa diciamo? Sen x uguale, questa è equazione di secondo grado in sen x, equazione di secondo grado in seno di x. Quindi sen x che cosa uguale? Uguale a 5, più o meno qui le radici magari non si vedono a occhio, quindi usiamo la formula, b quadro 25 meno 4c, 2 per 2 meno 16, diviso 2a, quindi diviso 4, uguale 5 più o meno, qui radice di 9, 5 più o meno 3 quarti. Quindi 5 più 3 quarti fa 2, 5 meno 3 fa 2, 2 quarti 1 mezzo. Quindi abbiamo due possibilità, seno uguale a 2 e seno uguale a 1 mezzo. Quindi abbiamo sen x uguale a 2, e questo cosa produce? Il nulla, perché il seno non può valere 2, e oppure sen x uguale a 1 mezzo. Va bene, questa l'abbiamo fatta tante volte. Sen x uguale a 1 mezzo, cosa vuol dire? Vuol dire questo è il cerchio, seno uguale a 1 mezzo, taglio ad altezza 1 mezzo, quindi produce questo e questo. Quindi due soluzioni, diciamo in 0,2 pi greco,
in 0, 2 pi greco, ci sono due soluzioni. X uguale, chi sono queste? Pi greco sesti e 5 pi greco sesti, 30 e 150. X uguale pi greco sesti e X uguale 5 pi greco sesti. Se volessimo la famiglia completa delle soluzioni su R, la stessa cosa col 2k pi greco, insomma qui più 2k pi greco e qui più 2k pi greco, se le voglio su R, due famiglie infinite. In questo caso non c'è il trucco contabile di scriverle come una sola famiglia. Ah, ecco, visto che qui era richiesto nell'intervallo meno 2 pi greco 0, cosa vorrebbe dire? Devo prendere sostanzialmente il giro, il warm-up, il giro di warm-up, come lo chiamo io, cioè prima della partenza, e quindi k uguale a meno 1. Se voglio soluzioni, il giro di schieramento, insomma, se voglio soluzioni in meno 2 pi greco 0, prendo k uguale a meno 1. E quindi, vabbè, faccio i conti, diventa meno 11 sesti e meno 7 sesti. Va bene. 3 seno alla quarta più coseno alla quarta, come si fa questo? 3 seno alla quarta di x più coseno alla quarta di x uguale seno al quadrato di 2x. Cosa possiamo fare qua? Beh, forse la cosa più conveniente, questo seno di 2x è uguale a 2 sin x cos x. Quindi usando quella formula cosa diventa questo? Diventa 3 seno alla quarta di x più coseno alla quarta di x. Cioè, la prima cosa è cercare di mettere x dappertutto, è inutile tenere un po' di x e un po' di 2x, quello non serve a niente. Uguale, allora, sen quadro che cos'è? Questo sarebbe 2 sen x cos x tutto al quadrato. Perché seno di 2x al quadrato, quindi questo è 4 sen quadro x cos quadro x. Adesso cosa facciamo? Abbiamo segni e coseni mescolati, fortunatamente in maniera omogenea, cioè alla quarta e 2 più 2 fa 4. Divido, andiamo in tangente, divido per coseno alla quarta, divido per coseno alla quarta di x. Visto che siamo agli inizi facciamo tutti i passaggi, diventa 3 volte seno alla quarta di x diviso coseno alla quarta di x, più coseno alla quarta diviso coseno alla quarta che fa 1, uguale 4, c'è un coseno alla quarta sotto, 2 se ne vanno e rimane sen quadro x diviso cos quadro x. Adesso questo che cos'è? Tangente alla quarta. E questo che cos'è? Tangente al quadrato. Quindi questo lo posso scrivere come 3 volte tangente alla quarta di x meno 4 volte tangente al quadrato di x più 1 uguale a 0. E adesso questa che cos'è? È un'equazione biquadratica in tangente di x. Questa è di quelle che abbiamo fatto tante volte. Diciamo equazione biquadratica in tangente al quadrato di x. Quindi cosa posso fare? Insomma, è come facessi t uguale tangente al quadrato di x. Cosa diventa? 3t quadro meno 4t più 1 uguale a 0. E quindi t uguale, facciamo la formula ridotta, 2 più o meno radice di 2 al quadrato 4 meno 3 diviso 3 uguale 2 più o meno 1 diviso 3 uguale 3 e un terzo.
3, sì, quel 3 è 1. 3 diviso 3, cioè 1. 1 è un terzo. 1 e un terzo sono le soluzioni. Quindi, primo caso è tangente al quadrato di x uguale a 1. E il secondo caso è tangente al quadrato di x tangente al quadrato di x uguale a un terzo. Quindi tangente al quadrato di x uguale a 1 cosa vuol dire? Tangente di x uguale più o meno 1 e questo tangente di x uguale più o meno 1 su radice di 3. Quindi abbiamo 4 possibili valori per tangente di x. Vabbè, facciamo un cerchio. Questa volta mi serve un po' più grande. Visto che mi servono tanti valori, tanto vale farlo bene il cerchio. Allora, quali sono i possibili valori di tangente di x? 1, qui è tangente di x uguale a 1, poi 1 su radice di 3 che è un po' più piccolo di 1, questo è tangente di x uguale 1 su radice di 3, e poi gli stessi negativi, meno 1 su radice di 3 e meno 1. Quindi qui tangente di x uguale meno 1 su radice di 3 e qui tangente di x uguale meno 1. Quindi alla fine quali sono i punti che vengono? Questo qua. E questo qua. Quindi alla fine quante sono le soluzioni? Quindi ci sono ben 8 soluzioni sulla circonferenza tra 0 e 2π greco. Quindi tra 0 e 2π greco, tra 0, cioè diciamo in e 2π greco, ci sono 8 soluzioni. Chi sono queste 8 soluzioni? La prima è tangente uguale 1 su radice di 3, 30 gradi, pi greco sesti. Poi c'è x uguale, tangente uguale 1, pi greco quarti. Poi tangente uguale meno 1, questo qui, 3 pi greco quarti. X uguale tangente uguale meno 1 su radice di 3, 5 pi greco sesti. E così via. Le altre come posso scriverle a questo punto? Vedete che questa qui sotto è, ciascuna di queste qui sotto è pi greco più una di quelle sopra. È l'opposto di una di quelle sopra. Fare l'opposto vuol dire aggiungere pi greco, ruotare l'angolo di pi greco. Quindi volendo, se volessi scrivere le direttive tutte, come potrei fare? E così le faccio tutte. Se no, se voglio scrivere tutte quelle tra 0 e 2π greco, devo scrivere anche queste 4 qua. Però in questo modo qui le ho scritte tutte. Diciamo, anche con k uguale a 1, stanno tra 0 e 2π greco. Se metto k uguale a 1, qui cosa mi diventa? 7 pi greco sesti, questa. Se metto k uguale a 1 qui, mi diventa 5 pi greco quarti, questa. Quindi k uguale a 0 e k uguale a 1 danno valori all'interno del primo giro. Ecco, adesso passerei alle disequazioni, ma prima di passare alle disequazioni vi voglio fare un'equazione che è particolarmente importante, perché è un errore classico. Adesso probabilmente c'è qualche esercizio fatto per scovare questo tipo di errore, ma non importa, ve ne faccio. Sì. Sì.
Allora, il solito discorso di vedere se può essere così. Abbiamo diviso per coseno, quindi il problema è dividere per coseno, è possibile? È possibile a meno che coseno non sia 0. Cosa succede se coseno è 0? Questo non c'è, questo di qua non c'è, quindi diventa 3 seno alla quarta uguale a 0, quindi il seno deve fare 0, quindi devono essere nulli sia il seno sia il coseno. Cioè, se ci fosse una soluzione dell'equazione col coseno nullo, questo e questo non ci sarebbero, quella soluzione dovrebbe avere anche il seno nullo. Quindi dovrebbe avere seno e coseno nullo, che è impossibile. Quindi non c'è nessuna soluzione con il coseno nullo. Quindi possiamo dividere per il coseno senza perdere soluzione. Però effettivamente questa osservazione andava fatta. Ecco, l'errore classico ve lo faccio vedere con questo esercizio qua. Supponiamo che voi vogliate risolvere. Risolvere questo è un classico esercizio, no, seno uguale a 0, fatemelo fare uguale a 1/2, andrebbe bene anche uguale a 0, ma uguale a 1/2 si vede forse un po' meglio il fenomeno. Seno di 2x uguale a 1/2, cioè trovare tutti gli x appartenenti a 0, 2π greco, tali che seno di 2x è uguale a 1/2. Voi cosa dite? Questa è semplicissima, dite. Il problema nasce dal fatto che c'è il 2x dentro, però voi dite, a priori uno dice, semplicissima questa equazione, cosa faccio? Seno uguale a 1/2 è una delle prime equazioni che abbiamo fatto, proprio taglio a questa altezza, dico questo e questo, quindi cosa dico? 2x uguale pi greco sesti, che sarebbe questa, questa è 5 pi greco sesti, e poi cosa dite? 2x uguale 5 pi greco sesti, quindi qui x uguale pi greco dodicesimi e qui x uguale 5 pi greco dodicesimi, quindi due soluzioni tra 0 e 2 pi greco. Sembra di aver lavorato bene, questo è assolutamente sbagliato. Avete perso due soluzioni con questo sistema. Vuol dire, ma cosa abbiamo fatto che non va? Tutto e niente. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Allora, io dico che avete perso la soluzione. Allora, vediamo il modo corretto di risolverla. Allora, cerco tutte le soluzioni. Non solo quelle in 0, 2π greco. Non solo quelle in 0, 2π greco. Supponiamo che vogliate risolvere questo problema. Le volete tutte, quindi la famiglia con il k, non quelle in 0, 2π greco. Va bene, allora cosa dite? Come prima cosa ottenete? 2x uguale pi greco sesti e 2x uguale 5 pi greco sesti, volendole tutte, così. È tranquillo perché le sta prendendo tutte, più 2k pi greco. Adesso andiamo a dividere. Cosa diventa? Pi greco dodicesimi più, su questo insisto particolarmente, più k pi greco, non più 2k pi greco, più k pi greco. E qui sotto x uguale 5 pi greco dodicesimi più k pi greco. Adesso vediamo, queste sono tutte le soluzioni, su questo siamo d'accordo. Adesso vediamo per quali valori di k stanno tra 0 e 2π greco. E con questo torniamo alla domanda precedente. Per quali valori di k
quali valori di k stanno tra 0 e 2 pi greco? Sicuramente per k uguale a 0. Beh, per k negativo no, perché diventa negative. Quindi per k negativo no, per k uguale a 0 sì, e ritrovo le due soluzioni trovate prima. Ritrovo x uguale a pi greco sesti e x uguale a 5 pi greco sesti. Quindi per k uguale a 0 siamo d'accordo. Per k uguale a 1? Per k uguale a 1 cosa trovo? Trovo, eh sì che vanno bene, x uguale a 13 dodicesimi, 13 pi greco dodicesimi, che sicuramente è più piccolo di 2 pi greco, che sarebbe 24 dodicesimi, e x uguale 5, ah qui c'è dodicesimi, qui c'è dodicesimi, per k uguale a 0 viene col dodicesimo, e qui 17 pi greco dodicesimi, queste stanno nell'intervallo 0,2 pi greco. Poi da k uguale 2 in poi, no, per k uguale a 2, per k maggiore o uguale di 2, diventano maggiori di 2 pi greco. Quindi alla fine quante sono le soluzioni tra 0 e 2 pi greco? Non sono due, queste due, ma sono 4. 1, 2, 3 e 4. Qual è il fatto? Il fatto è che questa divisione per 2, divisione per 2 trasforma due giri in un giro. È chiaro? Quando divido per 2 l'intervallo 0, 4 pi greco, cosa diventa? Diventa l'intervallo 0, 2 pi greco. Quindi sto dimezzando tutto. Quindi se voglio le soluzioni nel primo giro dell'equazione col 2, mi servono le soluzioni nei primi due giri. Cioè anche k uguale a 1 va bene. Cioè se io ho questa cosa qua, avessi x uguale a questo, appena metto k uguale a 1 cambio giro. Metto k uguale a 2, 2 giri, k uguale a 3, 3 giri. Invece quando diviso per 2, metto k uguale a 1, cosa guadagno? Guadagno un giro? No, guadagno mezzo giro. Quindi rimango ancora dentro 0,2 pi greco. Questa è una cosa che succede tutte le volte che dividete per 2. Aveste diviso per 4, cosa succedeva? Vi ritrovavate k quarti. Quindi ogni volta che aumentavate k facevate un quarto di giro. E quindi dovevate considerare 4 valori di k, 0, 1, 2, 3. Occhio, questo qui è un salto di difficoltà nell'equazione trigonometrica. Quando c'è il 2x. Cioè sembra una cosa innocua, ma non lo è. Cioè è innocua nel momento in cui considerate tutte le soluzioni, perché con il k non c'è nessuna differenza. Semplicemente invece di diventare più 2k diventa più k, più 2k terzi, 2k quarti, quello che è. Ma quando considerate le soluzioni in un intervallo dovete stare attenti che ci sono più valori di k per cui si casca all'interno del punto. Adesso probabilmente ci sarà anche qualche disequazione in cui succede questo. Adesso vediamo qualche disequazione. Questa non so se l'abbiamo fatta, tangente al quadrato di x maggiore o uguale di tangente di x. Qual è la cosa da non fare? Sì. Sì, disegniamo le soluzioni di quella di prima. Ok, poi facciamo questa qua. Questa qui la pigliamo e la buttiamo nella nuova pagina. E qui disegniamo le soluzioni di prima. Sì, no, l'esercizio di prima va capito una volta per tutte. Allora, la prima soluzione era pi greco dodicesimi. Pi greco dodicesimi. Dove sta più o meno pi greco dodicesimi? 15 gradi. Quindi pi greco dodicesimi sta circa qua. Pi greco dodicesimi.
Poi 5 pi greco dodicesimi, dove sta più o meno? È un po' meno, 5 dodicesimi è un po' meno di un mezzo, quindi sta qui più o meno. Che cosa hanno a che fare queste soluzioni con queste due qua? Sono state ottenute dividendo per 2, quindi diciamo questa era pi greco sesti, pi greco dodicesimi dove sta? Qui a metà. Questa era 5 pi greco sesti, quindi questo arco qui è 5 pi greco sesti. 5 pi greco dodicesimi che cos'è? La metà di questo arco. Visto che questo qui è un po' meno di 180, la sua metà sarà un po' meno di 90, infatti è 75. Quindi diciamo queste due sono la metà, di pi greco sesti e 5 pi greco sesti. Le soluzioni successive dove sono? Sono queste qui più pi greco, k uguale a 1. Quindi cosa vuol dire queste qui più pi greco? Le opposte rispetto all'origine di questa, quindi 13 dodicesimi era l'altra soluzione e quindi sta qua, cioè 180 più 15 gradi, questo è 13 pi greco dodicesimi. E poi cosa c'è? 17 pi greco dodicesimi. Chi sono queste qui? Facciamo un piccolo commento su questa. 13 pi greco dodicesimi e 17 pi greco dodicesimi sono la metà di... Cioè se queste sono x, quando vado a fare 2x, cosa diventa? Vabbè, banale, di 13 pi greco sesti e 17 pi greco sesti. Chi sono 13 pi greco sesti e 17 pi greco sesti se li vado a disegnare? Sono un altro modo. Sono gli equivalenti nel secondo giro. Qui c'è 13 pi greco sesti e qui c'è 17 pi greco sesti. Sono un altro modo di dire pi greco sesti e 5 pi greco sesti. Quindi 2x, giustamente uno dice 2x valeva 5 pi greco sesti e pi greco sesti. Quindi x di mezzo e trovo queste due. Un altro modo di dire è che x valeva 13 pi greco sesti e 17 pi greco sesti. Perché non li consideravamo? Perché non erano nel primo giro. 13 pi greco sesti e 17 pi greco sesti non erano nel primo giro. Ma quando li vado a dimezzare, perché trovo x, questo è 2x, questi sono i valori di 2x. Quando vado a dimezzare per trovare x, questi qui che erano nel secondo giro diventano nel primo giro. Anzi, questi erano nel secondo giro, dimezzandoli diventano nella seconda parte del primo giro. Quindi giustamente nel primo giro parte sotto. Per questo che questa è la nascita delle quattro soluzioni. Le quattro soluzioni sono due ottenute per dimezzamento di quelle naturali, di queste, e due ottenute per dimezzamento degli equivalenti di questi nel giro successivo. Questo esempio riguardatevelo con cura e arriverete a capire bene questa cosa qua. Non trascuratela mai. Quando c'è il 2x, cioè il campanello d'allarme vi deve saltare quando nell'equazione non c'è seno, coseno, tangente di x, ma c'è seno, coseno, tangente di 2x, 3x, 4x, eccetera, eccetera. C'è anche qualche esercizio in quelli a risposta multipla in fondo che si basa su questa cosa qua. È chiaro? Questa cosa? Va bene, passiamo a queste... Cosa c'è da non fare? Dividere per tangente. Assolutamente. Disequazione non si può dividere per una cosa di cui non è noto il segno. Cioè, si può dividere, ma bisognerebbe distinguere dei casi, che complica la vita. Cosa invece si fa? Tutto dalla stessa parte,
Che cos'è questa? È una disequazione di secondo grado in tangente. Questa è una disequazione di secondo grado in tangente di x. Quindi, maggiore o uguale, valori esterni. Valori esterni all'intervallo delle radici. Quali sono le radici? Vabbè, si vede abbastanza bene. No, l'equazione cosa sarebbe? T quadro meno t maggiore o uguale di 0, le radici sono t uguale a 0 e t uguale a 1. Quindi valori esterni all'intervallo delle radici, quindi cosa vuol dire? Sotto 0 oppure sopra 1. Quindi questa cosa diventa? Tangente di x minore o uguale di 0 oppure tangente di x maggiore o uguale di 1. Adesso vado a vedere il disegno. Mi raccomando, il trattamento dell'equazione di secondo grado, cioè non fate errori di equazione di secondo grado quando state facendo quelle trigonometrie. Allora, la tangente deve essere sotto 0 o sopra 1, quindi sotto 0 vuol dire, tangente sotto 0 vuol dire tutto questo tratto qua, e tangente sopra 1 vuol dire da qui in su. Chiaro, la tangente si misura sulla tangente, giustamente, sotto 0 o sopra 1. Quindi quali sono gli estremi? Adesso vado a colorare di verde la parte di circonferenza buona. Questa parte qui iniziale è buona? No, perché produrrebbe una tangente tra 0 e 1. I punti di questo pezzo di arco qui hanno la tangente in questo tratto qui che non va bene. Da qui in su va bene. Questo punto va bene perché viene tangente 1. Tutti questi in su vanno bene. Fino a dove? Fino a pi greco mezzi. Da pi greco mezzi in poi, pi greco mezzi c'è sempre un problema. Fulmine per la tangente in pi greco mezzi. La tangente in pi greco mezzi non è definita. Poi, dopo pi greco mezzi, la tangente come diventa? In questo tratto qui, da pi greco mezzi a pi greco, la tangente va sotto di là. Quindi in zona buona? Sì, perché sotto 0 la tangente è buona. Quindi qui è tutto buono. Fino qui. Questo primo tratto qui sotto è buono? No, perché la tangente andrebbe a finire in questo tratto viola qua, che non va bene. Qui? Qui è buono perché la tangente va lassù. Fulmine in questo punto qui, e poi di nuovo buono tutto questo pezzo qui. Quindi soluzione in 0 2 pi greco, nell'intervallo tra 0 e 2 pi greco, poi si ripete per periodicità, cosa diventa? Da pi greco quarti compreso fino a pi greco mezzi. Perché compreso? Perché in pi greco quarti la tangente vale 1. Quindi essendoci maggiore o uguale di 1 va bene. Pi greco mezzi escluso perché in pi greco mezzi la tangente c'è il fulmine, unito da pi greco mezzi fino a 2 pi greco compreso, unito, sì, 2 pi greco, sì, pi greco, unito poi da pi greco 5 pi greco quarti, fino a 3 pi greco mezzi escluso, unito, quarto pezzo, da 3 pi greco mezzi a 2 pi greco. Così occhio ai compresi e gli esclusi. Va bene, facciamone ancora un paio, poi forse ne facciamo ancora una, poi andiamo un po' avanti. Ecco, tangente di x maggiore o uguale di seno di 2x. Ecco, questa qui mi interessa particolarmente. Maggiore o uguale di seno
qual è la cosa che viene da fare qua? Seno di 2x si usa la formula. Quindi io la userei anche per tangente di x. Adesso cosa facciamo? Semplifichiamo il seno. No, non si semplifica il seno. Sono quei passaggi vietati. Cosa si fa? Si porta tutto dalla stessa parte e si raccoglie. Quindi sen x su cos x, sen x su cos x, meno 2 sen x cos x, maggiore o uguale di 0. Adesso cosa faccio? Adesso raccolgo sen x, rimane 1 su cos x meno 2 cos x, maggiore o uguale di 0. Faccio il denominatore qui, quindi diventa sen x, 1 meno 2 volte cos quadro x diviso cos x, maggiore o uguale di 0. Cos'è diventata questa? Una disequazione con un prodotto di tre fattori. Quindi questa è di quelle che si fanno con i più e i meno. Quindi abbiamo tre fattori. Chi sono i tre fattori? Il primo fattore è sen x, quindi questo lo chiamiamo primo fattore. Il secondo fattore è cos x, questo lo chiamiamo secondo fattore. E questo qui è il terzo fattore. E adesso cosa facciamo? Ci facciamo il solito schemino dove metteremo i segni, più e meno, eccetera, eccetera. Siamo interessati all'intervallo 0,2 pi greco. Quindi qui mettiamo 0 e qui mettiamo 2 pi greco. Vabbè, iniziamo con i fattori facili, che sono il primo e il secondo. Il primo fattore, com'è il segno del primo fattore? Com'è il segno del seno? Positivo. Pensate mentalmente al cerchio, il seno è positivo tra 0 e pi greco e negativo nella seconda parte. Quindi qui c'è 0, qui c'è pi greco. Quindi se annulla in 0, se annulla in pi greco, se annulla in 2 pi greco, è positivo in questa prima parte. Adesso anche questo si potrebbe fare guardando il cerchio, ma penso ormai si possa fare mentalmente, il seno positivo tra 0 e pi greco. Il secondo fattore, il coseno. Dov'è positivo il coseno? Tra 0 e pi greco mezzi, poi si fa due tratti negativi e poi ritorna positivo. Quindi qui c'è pi greco mezzi, qui c'è 3 pi greco mezzi. Coseno si annulla in questi valori, è positivo qui e qui, è negativo qui. Adesso c'è il terzo fattore. E il terzo fattore come lo studiamo? Il terzo fattore c'è poco da fare. Lo studiamo facendo uno studio, perché a occhio non si vede dov'è che 1 meno 2 cos quadro. Allora, dove è positivo è più il terzo fattore? Cosa vuol dire che il terzo fattore è più 1 meno 2 cos quadro x maggiore o uguale di 0? Questa che cos'è? Una disequazione di secondo grado. Cerchiamo di metterla con i segni come ci piace. Quindi 2 cos quadro x meno 1 minore o uguale di 0. Valori interni all'intervallo delle radici. Quindi valori interni all'intervallo delle radici, che sono più o meno 1 su radice di 2. Quindi otteniamo cos x meno 1 su radice di 2 minore uguale di cos x minore uguale di 1 su radice di 2. Chiaro cosa ho fatto? Ho fatto questo uguale a 0.
diventa cos quadro uguale a 1 su 1/2 e quindi coseno uguale più o meno 1 su radice di 2. Valori interni. Adesso guardo il cerchio. Per risolvere meno 1/2 meno 1 su radice di 2 minore uguale di cos x minore uguale di 1 su radice di 2, guardo il cerchio. Cosa ottengo guardando il cerchio? Coseno compreso tra questi due valori. Questi valori cosa sono? Sono più o meno questi qua. Quindi vuol dire il coseno compreso qua. Qui c'è 1 su radice di 2 e qui c'è meno 1 su radice di 2. Quali sono i punti del cerchio per cui il coseno è compreso nella zona colorata? Quali sono gli estremi sul cerchio? Sono i pi greco quarti, i suoi amici. Pi greco quarti, 3 pi greco quarti, 5 pi greco quarti, 7 pi greco quarti. Morale, cosa succede? Il terzo fattore in queste zone verdi, segnate di verde, è positivo. In quelle rimaste blu è negativo e negli estremi si annulla. Quindi cosa devo andare a segnare? Qua. Intanto devo andare a segnare tutti questi valori, pi greco quarti, 3 pi greco quarti, 7 pi greco quarti, 5 pi greco quarti, 5 pi greco quarti e 7 pi greco quarti. Il terzo fattore qui si annulla. Dov'è positivo? Tra pi greco quarti e 3 pi greco quarti, quindi qui e qui. E dov'è che è negativo? Altrove. Ok, quando vado a fare il più e meno cosa diventa? Meno, più, meno, più, meno, più, meno, più. In mezzo cosa succede? Cioè, in mezzo vuol dire negli estremi, in 0 pi greco quarti, pi greco mezzi, 3 pi greco quarti. Dipende. Dove sono 0, il primo, il terzo, si annulla la frazione. Dove è 0, il secondo, dove è 0, il secondo, c'è il denominatore che si annulla, quindi quelli non vanno considerati. Quindi ci sono anche dei fulmini che sono dove si annulla il secondo, cioè qua, dove si annulla il secondo, perché il secondo è il denominatore. Quindi dove si annulla il secondo, qui c'è il fulmine. Quindi alla fine la soluzione cos'è? Mi serviva maggiore o uguale di 0, mi serviva maggiore o uguale di 0, quindi soluzione finale, mi serviva maggiore o uguale di 0, quindi prendo tra pi greco quarti e pi greco mezzi, però pi greco mezzi lo escludo perché lì c'è il fulmine, poi unito tra 3 pi greco quarti e pi greco, li prendo tutti e due perché negli estremi si annulla, unito 5 pi greco quarti, 3 pi greco mezzi, così, unito, lo scrivo qui sotto, 7 pi greco quarti, 7 pi greco quarti, 2 pi greco, questa volta estremi. Cioè, basta andare calmi e non c'è niente di nuovo, anche se c'è un prodotto di tre fattori, divisione, questa contiene tutto, equazioni di secondo grado, prodotti, quozienti, fulmini, trigonometrico,
è quasi un esercizio completo, mancano un po' di logaritmi, ma se andate avanti troverete anche gli esercizi completi con quelle cose. Va bene, nell'ultima parte adesso cerco di andare... C'è giusto uno spazio qui che magari prima o poi completeremo. Perché adesso voglio andare un po' sull'argomento della giornata, che sarebbe la risoluzione di triangoli. E ora. Intanto partiamo dal caso facile, questo è a fatica zero. Risoluzione triangoli rettangoli, questa è a fatica quasi zero. Cosa vuol dire risolvere un triangolo? Vuol dire, noti alcuni elementi, determinare i rimanenti. Noti alcuni elementi, determinare i restanti. Questo vuol dire risolvere un triangolo. Caso facile è quello del triangolo rettangolo. Questo è un triangolo rettangolo, diciamo ABC. O sentite, in genere come si indicano le lunghezze dei lati di un triangolo? A piccolo, diciamo, i vertici si indicano con le lettere grandi, le lunghezze dei lati si indicano con le lettere piccole, con l'accordo che il lato A piccolo è quello opposto al vertice A, il lato B piccolo è quello opposto al vertice B e il lato C piccolo è quello opposto al vertice C. Allora, ecco, gli angoli come si indicano? Alfa, beta, gamma con l'accordo che alfa è l'angolo in A, beta è l'angolo in B e gamma è l'angolo in C. Quindi questo è alfa, questo è beta, questo è gamma. Allora, quali relazioni? Allora, in questo caso, nel triangolo rettangolo, alfa è uguale a pi greco mezzi, 90 gradi, come volete. Allora, parte più facile, noti due lati, trovare il terzo, come si fa? Pitagora. Cosa dice Pitagora? Questo, noti due lati, si trova il terzo. Adesso, come si fanno a trovare gli angoli, noti i lati? E qui viene in aiuto la trigonometria. Voi pensate al triangolo, pensate alla circonferenza trigonometrica. Vi ricordate quando questo era O, questo era P, questo era, non so come l'avevamo chiamato, Q, qui passava la circonferenza trigonometrica, questo era l'angolo, si chiamava alfa, chiamiamolo X, per non usare alfa che è già usato là. Questo lato era lungo 1, quanto era lungo il lato OQ? Era il coseno, questo era il coseno di x, e pq era il seno di x. Allora, se avete in mente questa figura, e questa figura ce l'avete in mente perché è la definizione di seno e coseno sostanzialmente, riuscite a trovare le relazioni che legano gli angoli ai lati in questa figura qua. Cioè, semplicemente, se questo è lungo 1, questo è coseno di x, se questo è lungo 2, questo qui cosa diventerà lungo? È tutto scalato di un fattore 2, quindi se l'ipotenusa fosse 2, il K
cateto Q sarebbe 2 volte coseno di x. Se questo è lungo 3, questo è 3 volte coseno di x. Se questo è 2,71, questo qui è 2,71 coseno di x. Quindi in generale la formula qual è? Che il lato AB, guardando la figura sopra, è uguale al lato BC, cioè l'ipotenusa, per AB, scusate, coseno, per coseno di beta. E AC è uguale a BC, ipotenusa, il lato di qui, diciamo, è il seno. Questo cosa dice? Ogni cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo vicino oppure il seno dell'angolo opposto. Queste sono le due formule. Formalmente come si dimostrano? Formalmente si dimostrano con la similitudine. Tra, diciamo, ABC e QOP. Però voi ricordatevi questa figura, diciamo, ipotenusa per seno dell'angolo opposto oppure coseno dell'angolo vicino. Il cateto vicino all'angolo X c'è il coseno, quello opposto all'angolo X c'è il seno. Questa è la maniera di visualizzare la cosa. Quindi come potete scrivere anche le formule? Se invece di usare l'angolo beta volessi usare l'angolo gamma, come verrebbero le formule? AB è uguale a BC per, se voglio usare l'angolo gamma, angolo opposto. Quindi angolo opposto seno, quindi per seno di gamma. E AB e AC uguale BC per il coseno di gamma. Angolo opposto, seno, angolo adiacente, coseno. Tutto qua il triangolo rettangolo. Esercizio. Esercizio classico. Avete un triangolo rettangolo. Questo è 3. Questo è 4. E vi chiedono quest'angolo X, vi chiedo quanto vale il coseno di X. Allora, intanto trovo l'ipotenusa con Pitagora. Trovo l'ipotenusa. E che cos'è? Radice di 4 al quadrato più 3 al quadrato, quindi radice di 25, cioè 5. Adesso cosa faccio? Voglio il coseno di questo angolo. Il coseno di questo angolo è quello che entra nel calcolo di questo lato qua. Quindi adesso mettiamo le lettere A, B, C. La formula che cos'è? AC è uguale a ipotenusa per coseno dell'angolo adiacente, per coseno di x. E quindi AC, che è 5, è uguale a BC, che è 3, per coseno di x. E quindi coseno di x l'avessi scritto giusto, verrebbe 3 quinti. AC è 3 e BC è 5. Se questo angolo è Y, come avrei potuto calcolare? Cioè, questo 3 quinti è qualcosa di quell'Y. Se non lo vedete ve lo scrivo. AC
se lo voglio calcolare usando l'angolo y invece che usando l'angolo x, cosa scrivereste? BC per seno di y. E quindi AC, che è 3, uguale BC è 5 per seno di y. E quindi il seno di y è anche lui 3 quinti. Vi stupisce questo? Chi è y in realtà? Quale relazione lega y e x? Solo? Questa non deve stupire. Perché y, come si ricava y da x? Sommati fa 90. Quindi y è uguale a pi greco mezzi meno x. Mi torna questa? Se voglio calcolare y faccio 90 gradi meno x. E quanto vale il seno di y? Ma allora, seno di y è uguale al seno di pi greco mezzi meno x. E ieri abbiamo visto le formule per questa cosa qua, archi associati. Pi greco mezzi meno x, cosa succedeva? Si scambiavano semplicemente seno e coseno, quindi questo diventa il coseno di x. Quindi l'abbiamo visto oggi con i triangoli, ma l'abbiamo visto ieri con i segni e coseni, con le formule degli archi associati. Questi sono gli archi associati. Ecco, e concludo facendovi l'indice di quello che vedremo dopo. Risoluzione dei triangoli in generale. Quindi adesso non c'è più che il rettangolo. Oh, quando farete un po' di triangoli scoprirete una cosa. Disegnare un triangolo che non sia niente di speciale è una cosa difficilissima. Cioè fare un triangolo scaleno è una delle cose più difficili. Perché? Se lo fate e che non sia rettangolo, insomma. Perché questo qui praticamente mi è venuto isoscele. Se lo accorciate di qui diventa rettangolo, se lo allungate di là, insomma è difficilissimo disegnare un triangolo generico, però ci si prova. Questo abbiamo detto A, questo è B, questo è C, questo è alfa, questo è beta, questo è gamma. Allora, ci sono quattro strumenti fondamentali, per questo che vi dico che faccio l'indice, quattro strumenti fondamentali. Allora, il primo strumento è questo, formula trigonometrica per l'area. Formula trigonometrica per l'area, sapete come si calcola l'area di un triangolo usando la trigonometria? Poi lo dimostriamo, però intanto iniziamo a denunciarlo. S, come di solito si indica l'area, S, quando vedete S vuol dire l'area, è uguale a 1/2 il prodotto di due lati per il seno dell'angolo quell'altro. Oh, potete scegliere i due lati come volete, nel senso che io ho scritto questa, ma cosa posso scrivere anche? 1/2? Se metto AC, seno di beta, uguale 1/2 BC per seno di alfa. Due lati qualunque è l'angolo che manca, che sarebbe l'angolo compreso tra i due lati. Questo è il primo strumento. Secondo strumento,
Questo forse qualcuno lo conosce. Formula. Cosa dice la formula di Erone per l'area? Dice che l'area, la radice quadrata, che cos'è pi? Metà del perimetro. Quindi l'area è la radice di questa cosa qua. Ovviamente quando è utile questa? Se uno conosce i tre lati e vuole sapere l'area, questo è conto. Terzo strumento. Terzo strumento ve lo metto qui sotto, così ci sta anche il quarto. Teorema di Carnot. Cosa dice il teorema di Carnot? Un lato e fin qui sarebbe troppo bello, perché sarebbe così, sarebbe Pitagora. C'è una correzione. Per il coseno. Diciamo è un Pitagora con una correzione. Pitagora con una correzione. Oh, questo vale così, ma vale anche, comunque lo mettiate, cioè B quadro, dettatelo, meno due volte AC. Mi raccomando, non seno, coseno, in Carnot c'è il coseno. E C quadro al quadrato più B al quadrato meno due volte AB per il coseno di gamma. Oh, cosa succede se il triangolo è rettangolo? Il coseno di 90 quanto fa? Il coseno di 90 fa 0 e quindi trovate il Pitagora classico, cioè manca la correzione. Questo è il teorema di Carnot. Cosa serve Carnot? Serve per calcolare un lato quando si conoscono gli altri due e l'angolo. Ultimo strumento, quarto strumento, poi impariamo a usarli, però per adesso vi ho fatto soltanto l'indice, è il teorema dei seni. Cosa dice il teorema dei seni? Che il rapporto tra un lato e il seno dell'angolo opposto, notate che lato A diviso il seno dell'angolo alfa, lato B diviso il seno dell'angolo beta, sempre il lato opposto. Lato diviso il seno dell'angolo opposto è costante, non solo, ma quanto vale? Questa è la continuazione del teorema dei seni. Dove R è grande, che cos'è? Dov'è il raggio della circonferenza circoscritta. Ecco, con queste formule qui, con questi quattro strumenti, potete risolvere qualunque triangolo che vi sia dato. Prossima ora vedremo, prossimo diciamo, turno, vedremo come si dimostrano alcuni di questi e soprattutto come si applicano. Allora, formula trigonometrica per l'area.
Allora, come si fa l'area del triangolo? Lo metto così perché mi conviene. Per fare l'area del triangolo, la formula classica che conoscete, che cos'è? Base per altezza diviso 2. Quindi uno cosa fa? Traccia l'altezza, chiama questo h, l'altezza la chiama h piccolo, e dice l'area che cos'è? Un mezzo base b per altezza h. Adesso l'altezza h quanto vale? H, l'altezza h, guardate questo triangolo, CBH, è un triangolo come? Rettangolo, perché è l'altezza. Ma perché va su quella cosa? L'altezza, se guardate questo triangolo rettangolo, questo qua, è uguale ad A, al lato A, per il seno dell'angolo gamma, seno dell'angolo opposto, per seno di gamma. Questo guardando nel triangolo rettangolo, CBH. E quindi al posto di H posso mettere un mezzo B per A seno di gamma. E questa è la dimostrazione della formula trigonometrica per l'area. Area uguale un mezzo AB per seno di gamma. Chiaramente lo posso fare con qualunque altezza e qualunque base e così ottengo le altre tre formule. Questa è la dimostrazione della formula trigonometrica per l'area. La dimostrazione di Carnot, com'è? Carnot dice, conosco A, B e gamma, voglio trovare C. Come fareste per trovare il lato C, noti A, B e gamma? Fate una figura, facciamo la figura un po' più grande. Questo è A, questo è B, tiriamo l'altezza, questo è C, questa è l'altezza H, questo è X, questo è Y. X e Y cosa sono? Sono i due pezzi in cui è divisa la base B dall'altezza. Allora, ditemi un po' di cose. Conosciamo gamma. Allora, abbiamo detto H quanto vale? A per il seno di gamma. Poi che altro conosciamo? X quanto vale? A moltiplicato il coseno di gamma. Vi torna in questo triangolo rettangolo X, che è un cateto, è uguale a A per il coseno dell'angolo adiacente. Y a cosa è uguale? B meno X, banalmente. Quindi B meno A per il coseno di gamma. E C quadro a cosa è uguale? Pitagora uguale H quadro più B quadro. H quadro più B quadro. Questo è il Pitagora vero. Questo qui è Pitagora. Adesso H l'abbiamo ricavato da qua. Quindi a volte seno di gamma al quadrato. No, perché più B? Più Y al quadrato. Più Y che cos'è? B meno a volte coseno di gamma al quadrato. E adesso qui facciamo il calcolo. Questo è A quadro per sen quadro gamma. Più, cosa diventa il quadrato di questo? Più B quadro. Più A quadro cos quadro gamma, meno 2ab cos gamma. Adesso quanto fanno questo più questo?
questo è a quadro sen quadro più a quadro cos quadro. Quindi a quadro sen quadro più cos quadro, ma sen quadro più cos quadro fa 1. Quindi la somma di questi due, insomma, questo sarebbe a quadro sen quadro gamma più cos quadro gamma più b quadro meno 2ab coseno di gamma. E questo è a quadro più b quadro meno 2 volte ab per il coseno di gamma. Questa dimostrazione di Carnot. Il quadrato di un lato è uguale alla somma di quadrati degli altri due meno 2 volte il doppio prodotto per il coseno. Ecco, questo è l'unico disegno possibile o c'è qualche disegno, qualche situazione nella quale la figura sarebbe un po' diversa? Se la figura fosse così, cambierebbe qualcosa? Cosa sarebbe? Questo sarebbe A, questo sarebbe C, questo sarebbe B. Chi sarebbero X e Y in questo caso? X sarebbe questo. E Y sarebbe? Questo sarebbe Y. Quindi è ancora vero che prima avevamo scritto che Y era B meno X. Y era B meno X, è ancora vero che Y è B meno X? E voi dite no, invece la risposta è sì. Perché? In questo caso, chi era X? X, l'avevo scritto prima, è A per il coseno di gamma, almeno come l'avevo scritto prima. Ma adesso il coseno di gamma cos'è? Il coseno di gamma, quando l'angolo è superiore a 90 gradi, come in questo caso, è negativo. E quindi x è negativo. Quindi è vero che va aggiunto, ma calcolato con la formula è negativo, quindi sottrarlo vuol dire aggiungerlo. Quindi A uguale a coseno di gamma è negativo. Perché cos gamma è minore di 0, perché gamma è maggiore di 90 gradi. Chiaro? Quindi, ma perché va su da solo? Boh, se vi dà fastidio tiratela giù. Quindi anche in questo caso la formula funziona. Ecco, errone. Errone non ve lo dimostro, ma vi faccio soltanto vedere come si dimostrerebbe la formula di errone. Allora, noti i lati. Nota le lunghezze dei lati, trovare l'area. Me la risbatto giù. Come si fa? Adesso facciamo così, A, B, C. Che cos'è che manca? L'altezza. Se uno calcolasse H, c'è qualcosa di... Allora, nota H, si trova l'area. Come faccio a calcolare la H? Allora, H non si riesce a calcolare da solo.
Per calcolare H scrivo un sistema. Per calcolare, un sistema vuol dire un sistema di equazioni, per calcolare H, X e Y. Quante incognite ho? Scritto così, ho tre incognite, quindi servono quante equazioni? Servono tre equazioni. Adesso magari fa un po' si mette che va giù da sola. Allora, quali possono essere tre equazioni che legano tra di loro X, H e Y? Beh, Pitagora nel triangolo di sinistra, X quadro più, questo è Pitagora in questo triangolo qua. Poi un'altra equazione? Y quadro più H quadro uguale C quadro, e questo è Pitagora nel triangolo di destra. Pitagora nel triangolo di destra. Terza equazione, X più Y uguale ad A. Adesso non resta che risolvere il sistema. Non resta che risolvere il sistema. Per trovare H. In realtà uno trova anche X e Y, ma non gliene frega niente, quello di cui gli frega qualcosa è H. Come si può fare per risolvere questo sistema? Se faccio prima equazione, adesso non vi faccio tutto il conto, meno la seconda equazione, cosa ottengo? Chiaro? X quadro meno Y quadro uguale B quadro meno C quadro, ma X quadro meno Y quadro che cos'è? È X più Y per X meno Y. Adesso X più Y quanto fa? A. X più Y uguale a A. Quindi abbiamo che X meno Y è uguale a che cosa? X meno Y uguale a B quadro meno C quadro diviso A, e X più Y è uguale ad A. In realtà è andata via l'unica cosa che mi interessava, che era H. Però ora da qua X e Y li trovo, è chiaro? Da qui trovo X e Y, che era l'unica cosa che non mi interessava, però li trovo, e una volta che conosco X e Y, è difficile trovare H. A quel punto noti X e Y, H la trovo o dalla prima o dalla seconda equazione, trovo H. Adesso sono solo conti finire. Poi trovo H usando prima o seconda equazione. Fine. E così è come si dimostra Erone. Ultimo cosa da dimostrare è il teorema dei seni. Poi c'è da imparare a usarli, ovviamente. Teorema dei seni. Basta dimostrare che A chiaro che basta dimostrare questo. Io prendo un lato qualunque, un angolo opposto qualunque, se dimostro che il loro rapporto è due volte il raggio della circonferenza circoscritta, allora, visto che ho preso un lato qualunque, varrà anche quando prendo B e beta o quando prendo C e gamma. Allora, come si fa questo? Questo è un cerchio, adesso ci faccio il triangolo dentro,
cercando di non farlo rettangolo. Questo è il triangolo. Dove sarà il centro più o meno? Il centro più o meno è qui. Allora, questo è il lato A e questo è l'angolo alfa. E R che cos'è? Ovviamente R grande è la distanza del centro dai vertici, è il raggio. Allora, facciamo questa cosa qua. Tracciamo questa cosa qui così. Chiaro cosa ho fatto? Sono partito da questo vertice, ho unito col centro e sono andato finché ho rincontrato la circonferenza. Allora, cosa succede in questa figura? Quanto vale questo angolo qua, verde qua in alto? Alfa. Perché quell'angolo è alfa? Diciamo, questo è A, questo è B, questo è C, questo chiamiamolo A'. Quindi l'angolo BA'C è uguale ad alfa, questo angolo verde qui è uguale ad alfa, perché insiste sull'arco BC. Questa è una proprietà che spero ricordiate. Quando avete una corda in una circonferenza e poi fate un angolo alla circonferenza, indipendentemente dalla posizione del terzo vertice, se i primi due vertici sono B e C, l'angolo è sempre la stessa ampiezza. Questa è una proprietà fondamentale della circonferenza. Cioè l'angolo è sempre alfa ovunque lo prendiate. In particolare lo è in questo caso qua. Poi ditemi dell'altra proprietà. CA' che cos'è? Questo è un centro. Quindi CA' che cos'è? È un diametro della circonferenza. È un diametro della circonferenza. Quindi in particolare quanto è lungo? Due volte il raggio. Adesso il triangolo, questo triangolo CA'B, che proprietà ha? In particolare l'angolo in B com'è? È retto, perché? L'angolo CBA è uguale a 90 gradi, perché insiste su un diametro. Insiste su A'. CBA' perché insiste su un diametro. Diciamo, se la corda è un diametro, gli angoli che insistono su di lei sono rettangoli. Quindi questo angolo qui è retto. Quindi il triangolo CBA' è un triangolo rettangolo. E cosa succede in un triangolo rettangolo? Un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto. Dunque cateto uguale ipotenusa moltiplicato il seno dell'angolo opposto. Adesso chi è che è un cateto? Cateto BC è uguale all'ipotenusa, quanto è lunga l'ipotenusa? 2R per il seno dell'angolo opposto, alfa. Cioè A diviso seno alfa uguale 2R. E questo è il teorema dei seni. Va bene, ora vediamo come si usano questi quattro strumenti. Come risolvere un triangolo? Come risolvere un triangolo? Abbiamo tre casi.
Primo caso. Conosco due lati e l'angolo compreso. Come facciamo a risolvere un triangolo di cui conosciamo due lati e un angolo compreso? Cioè vogliamo trovare il resto. Conosciamo questo, questo e questo qui. Gamma A e B. Come facciamo a trovare il resto? Ad esempio, come facciamo a trovare il restante lato? Trovo C usando... Che cos'è che permette di calcolare due lati sapendo un lato conoscendo gli altri due? Carnot. Allora, trovo C usando Carnot. E a quel punto conosciamo il terzo lato. Come facciamo adesso a trovare gli angoli? Ecco, allora, per ritrovare gli angoli i restanti due angoli abbiamo due possibilità. Prima possibilità qual è? Usare il teorema di seni. Cosa vuol dire il teorema di seni? Tipo C diviso seno di gamma uguale A diviso seno di alfa. C lo conosco, seno di gamma lo conosco perché conosco gamma, C lo conosco perché l'ho appena trovato, seno di gamma lo conosco, alfa lo conosco, quindi le cose quadrate sono le cose note, trovo il seno di alfa e una volta noto il seno di alfa, calcolo alfa. Questo vuol dire usare il teorema di seni. Poi vediamo perché non va tanto bene, però è una possibilità. Seconda possibilità, una cosa che forse non considerate, usare Carnot. Cioè noti i lati, si trovano i coseni degli angoli. Vedete Carnot, dov'è Carnot? Carnot è questo, se uno conosce i tre lati e vuole un angolo, basta che va a sostituire nella formula giusta e trova il coseno di quell'angolo. Poi su questo faremo un commento. Questo comunque è il primo caso, e così si finisce, perché si è trovato il restante lato e si sono trovati i restanti angoli. Questo era il primo caso. Secondo caso, cosa può conoscere uno? Noti un lato e i due angoli adiacenti. Quindi conosco un lato, diciamo questo, e i due angoli, però non conosco i relativi lati. Conosco soltanto gli angoli. Diciamo conosco A, l'angolo beta e l'angolo gamma. Allora, cosa facciamo in questo caso? Cosa voglio trovare, ovviamente? L'altro angolo e gli altri due lati. Cosa posso fare? Beh, trovare l'altro angolo non sarà molto difficile. La somma degli angoli fa 180, quindi trovo il restante angolo. Quindi trovo l'angolo alfa. Trovo l'angolo alfa per differenza, cioè sostanzialmente alfa è uguale a pi greco meno beta meno gamma. La somma fa 180, quindi basta che tolga. Poi cosa faccio per trovare i lati? Trovo i restanti lati, una volta che conosco gli angoli e un lato, trovo i restanti lati
usando il teorema dei seni. Cioè, cosa faccio? Tipo, voglio calcolare il lato B, B diviso seno di gamma uguale A diviso seno di alfa. Cosa conosco in questa formula? A, seno di alfa, perché conosco l'angolo alfa che ho appena calcolato, e il seno di gamma lo conosco perché conosco gamma, quindi posso facilmente, queste sono le cose note, quindi posso facilmente ricavare B. Ecco, piccolo suggerimento, nota bene, se vi scrivo questa cosa qui vi scandalizzate? Perché non vi scandalizzate? Se vi dico che il seno di alfa è uguale al seno di beta più gamma. Questa è vera perché il seno di alfa, questa è una formula che abbiamo visto ieri, il seno di alfa, abbiamo detto che il seno di pi greco meno beta più gamma, perché alfa è uguale a pi greco meno beta più gamma, e il seno di pi greco meno x che cos'è? È il seno di x per archi associati. Quindi non è altro che la formula che abbiamo visto ieri. Qui uso che il seno di pi greco meno x è uguale al seno di x. Questo per dire che non devo neanche calcolare l'angolo alfa, perché il seno di alfa è semplicemente il seno di beta più gamma. Posso risparmiarmi anche di fare la differenza. Questo è il seno di beta, certamente. Terzo caso. Fermatemi subito quando c'è un banale errore di stampa, così poi viene corretto. Terzo caso. Noti tre lati. Quindi conosco solo i lati, vorrei trovare gli angoli. Cosa faccio? Prima possibilità. Carnot e trovo gli angoli. Seconda possibilità. Possibilità. Erone e trovo l'area. Poi usando la formula trigonometrica per l'area trovo i seni dei vari angoli. Poi usando la formula trigonometrica per l'area trovo i seni dei vari angoli. Una volta noti i seni degli angoli, trovo gli angoli. Ecco, finora ho glissato su questo particolare, adesso ci vado a fondo. Volendo calcolare l'angolo di un triangolo, la domanda che vi pongo è questa. Questa è una domanda che colpisce subito quando andate a fare gli esercizi, perché chi l'ha fatto è subito cascato in questa cosa qua. Volendo calcolare diciamo l'angolo alfa, poi è lo stesso ovviamente anche per gli anche per beta e gamma, è meglio conoscere seno di alfa o coseno di alfa? Questa è la domanda che vi faccio. Cioè, voglio calcolare l'angolo di un triangolo. Io come possibilità c'ho sempre Carnot che mi dà il coseno. Ho il teorema dei seni, o la formula trigonometrica dell'area che mi dà il seno dell'angolo. Quale delle due è migliore? Voi dite la stessa. No, è molto migliore il coseno. Molto migliore. Perché? Perché? Questa è una cosa importante da capire.
noto il seno. Quanti sono gli angoli che hanno quel seno? Tipo, sapete che il seno è un terzo. Quanti sono gli angoli che hanno come seno un terzo? Quindi ci sono due angoli che hanno lo stesso seno. Quindi è determinato, quindi ci sono due angoli. E voi dite, bella scoperta, cioè non è che col coseno le cose cambiano. Con il coseno cosa succede? Ci sono due angoli che hanno lo stesso coseno. Allora perché è meglio il coseno del seno? Perché nel caso del coseno ce ne saranno due, ma saranno sempre uno positivo e uno negativo. Quindi ci saranno due angoli, ma solo uno è positivo. Invece questi qui possono essere tutti e due angoli di un triangolo. Sì, perché sono tutti e due valori compresi tra 0 e 180. Quindi entrambe, questi angoli, sono valori ammissibili. Quindi quando fate un esercizio, se usate il seno per trovare un angolo, rimanete sempre nel dubbio, voi cosa fate? Schiacciate la calcolatrice, avete il seno, schiacciate arcoseno, seno alla meno 1, quello che è, schiacciate il tastino sulla vostra calcolatrice e vi sentite a posto con la coscienza. Ma non è così, perché ci sono due soluzioni, la calcolatrice quale vi dà delle due, per inciso? Quando ci sono due soluzioni così, cioè sempre, la calcolatrice vi dà, la calcolatrice vi dà questa, non vi dà quell'altra. Vi dà sempre la più piccola, quella compresa tra 0 e pi greco mezzi, o negativa se il seno fosse negativo, ma non può succedere che il seno sia negativo. E invece potrebbe essere quell'altra. Quell'altra come si calcola a partire da questa? Se questa è alfa, quell'altra è pi greco meno alfa. Ecco, come si fa a sapere in quale dei due casi siamo? Entrambe sono ammissibili, diciamo, una è minore di 90, l'altra maggiore di 90. Quindi se voi sapete che il triangolo, che l'angolo è acuto, sapete che è la prima. Se sapete che l'angolo è ottuso, è la seconda. Però c'è l'incertezza. Se invece usate il coseno, non avrete mai questo tipo di incertezza. Quindi è più sicuro Carnot o il teorema dei seni? È più sicuro Carnot. Va bene, ora avete gli strumenti per fare gli esercizi sui triangoli, quindi fate risoluzioni di triangoli.